Cina 33, il diabete e gli occhi. Cos'è possibile fare per i diabetici per evitare conseguenze sulla vista, per non avere danni? Quali controlli agli occhi? Il servizio è di Giovanni Nicoletti. I primi segnali che il diabete stava danneggiando la retina per Marco sono arrivati dopo 15 anni di convivenza con la malattia. Difficoltà appunto nella guida, nella lettura, difficoltà nel guardare la televisione. La condizione di iperglicemia provocata dal diabete porta ad un'alterazione dei piccolissimi capillari, in questo caso dei capillari retinici, e la retina è talmente vascolarizzata che una piccola alterazione provoca un grande danno. La retinopatia diabetica è infatti la prima causa di riduzione della vista nei paesi occidentali. Le pareti dei capillari si indeboliscono, si sfiancano e cedono. In una fase iniziale abbiamo la presenza di microemorragie e la migrazione di materiale che sta all'interno dei vasi, che sono permeabili e che si accumula nello spazio retinico. Ma non è l'unico danno. Arterie e vene si chiudono, il sangue non arriva in alcune zone dell'occhio. Per tutta risposta l'organismo produce nuovi vasi, capillari interrotti, già malati, che cominciano a sanguinare. Un processo lento, silenzioso, finché la macula, la zona centrale più sensibile della retina, si deforma e si solleva. Quando la macula è interessata, quando si è in presenza di un edema maculare diabetico, il paziente ha una deformazione delle immagini ed uno scadimento della qualità visiva, anche estremamente significativo. La condizione non si deve cronicizzare perché quando si cronicizza è difficile ritornare nella condizione iniziale. Oltre a tenere a bada la glicemia, chi ha il diabete deve quindi controllare la vista almeno una volta all'anno e al minimo peggioramento eseguire alcuni esami più specifici. Primi fra tutti il cosiddetto OCT, che è paragonabile ad una risonanza magnetica che permette di distinguere con grande attenzione e una risoluzione di 2 millesimi di millimetro le zone retiniche interessate. A questo esame si associa la fluorangiografia, che permette, iniettando un colorante in una vena del braccio, di visualizzare la circolazione retinica e capire dove e come dobbiamo intervenire sul paziente. Con il laser vengono bruciate in modo preciso le zone malate, ma è un trattamento distruttivo. Oggi, sempre più spesso, per fermare la progressione della malattia, vengono iniettati in sala operatoria e senza dolore dei farmaci innovativi. Nella farmacochirurgia noi adoperiamo delle molecole che vengono introdotte all'interno dell'occhio, le cosiddette iniezioni intravitreali, che permettono al paziente diabetico di mantenere una buona visione per alcuni mesi. Purtroppo devono essere ripetute nel tempo nella maggior parte dei pazienti. Adesso, dopo questo trattamento, Allora, sono tornato, diciamo, a livelli visivi paragonabili a quelli precedenti, diciamo, questo tipo di situazione. si stanno sperimentando nuove molecole a lento rilascio che, una volta iniettate, bloccheranno la malattia per molti mesi, addirittura fino a 3 anni, riducendo sempre di più la frequenza dei trattamenti.